musei devono essere sempre esposizioni temporanee, meno permanenti, cioè non devono durare 40 anni perché cambiano i linguaggi, cambiano i gusti, cambiano le possibilità di conservazione, quindi devono essere sempre musei dinamici che continuano a ripensarsi e ad essere riallestiti. Qui adesso partiamo subito con la sala che è rimasta quella un po' più indietro, con tutta la collezione bellissima di Canard, che dove, come sapete, ci sono le cosiddette arti minori, che poi minori non sono perché sono veramente dei piccoli capolavori, ma già siamo pronti per affidamento della progettazione, quindi nei prossimi mesi si lavorerà a questo. La particolarità di questa sala è la qualità dei suoi oggetti, delle sue opere. È una, anzi la sala islamica più importante in Italia, perché ci sono opere di metallo, di vetro, altre opere di altri materiali, alcune provengono dalle collezioni Medice. Il famoso giacco brigandina che vediamo nella vetrina delle armi, ad esempio, a mio parere fu regalato a Lorenzo il Magnifico, e Lorenzo il Magnifico lo usò, perché oggi lei lo vede consumato. E non si regala una cosa consumata a un principe qual era Lorenzo il Magnifico. Quindi qualità estrema delle opere, bellezza della sala e qualità anche della scelta di queste opere, perché sono opere che raccontano una loro storia. Qui siamo nella sala delle maioliche della collezione del Bargello. È una sala rimessa adesso completamente a nuovo e potrete ammirare più di 400 maioliche, sia appartenute alle collezioni Medice, sia arrivate al museo come dono di collezionisti antiquari, oppure acquistate dallo Stato sul mercato antiquario. Questo dal 1865 fino ad oggi. L'ultimo dono è stato fatto a novembre del 2023, quindi la collezione continua ad incrementarsi. Ognuna di queste opere racconta quello che è stato il passato, il glorioso passato, e anche i contatti che Firenze ha sempre avuto con il mondo islamico. Oltre alla donazione di Louis Carran, questo antiquario francese che in odio alla Francia, io lo ricordo sempre, perché in odio alla Francia ha lasciato questi 3.000 capolavori a Firenze, quasi un rimborso per tutto quello che i francesi nei secoli hanno portato via dal nostro paese. Due sale importantissime, perché sono due collezioni straordinarie, ricchissime, credo le più importanti d'Italia, e quindi mi permetterei anche di dire fra le più importanti del mondo, e che questa volta finalmente possiamo vedere dopo un attento lavoro di restauro e di ricerca, che hanno portato anche a nuove acquisizioni, un allestimento elegante, ma un allestimento ovviamente che è attento agli aspetti di conservazione, quindi sono vetrine che sono tra l'altro state fatte da Goppion, penso il top della realizzazione delle vetrine, con appunto accorgimenti climatici, con attenzione alle luci, sia per rendere fruibile al meglio le opere, sia soprattutto per non danneggiarle. Quindi un nuovo allestimento all'insegna del contemporaneo.